Ciao a tutti, sono Rui. Allora, oggi è la mia giornata di felicità perché mi è arrivato un altro pacco e questa volta dovrebbe essere un pacco degli snack orientali che mi è stato spedito da Otto Market. Sono davvero felicissima e non vedo l'ora di aprire questa scatola. L'ho atteso anche un paio di giorni per fare il video. Finalmente oggi possiamo vederlo insieme. Andiamo a aprire intanto la scatola. Ah, ok, ma le cose sono nella carta. Io pensavo che fosse solo carta. Una bibita. Salo Irmo! Mi hanno mandato anche un sacco di salse di diversi paesi per cucinare. Questa è la salsa piccante di Laogamma che uso spesso. Qua ci sono anche le salse già preparate per fare il mapo tofu. E questo invece per fare le carni brasate. Questo invece è latte di soia, che puoi usare direttamente questo polvere per prepararlo. E qua ci sono delle salse, ingredienti coreani, cinesi, questo dovrebbe essere thailandese, cinese, e anche la salsa agrodolce. Tantissima roba, ragazzi. Oggi mi concentro però sugli snack. Ragazzi, non sapete quanto sono felice in questo momento. Oh, gli snack fanno felici le persone. Poi, una cosa dei snack orientali è che di solito si sceglie sempre questi impacchettamenti molto carini, molto kawaii, molto da cartone animato, no? Soprattutto questo qua di Sailor Moon. Chi è che non l'ha mai guardato Sailor Moon quando eravate piccoli? Allora, comunque, il sito è questo qua, Otto Market, che vi avevo menzionato. È un sito che hanno appena aperto da poco, però veramente super fornito. Se andate a dare un'occhiata sul sito, vedrete che le pagine sono fatte davvero molto bene. Io l'avevo un po', diciamo, curiosato, anche per gli acquisti miei. Avevo trovato che comunque tante cose, che da altre parti non ci sono, tipo il bambù, oppure anche certe farine, quelle troverete tutte, e non sono solo ingredienti cinesi, ma anche coreani, giapponesi, vendono proprio di tutto. Un'altra cosa molto molto, secondo me, di vantaggio di questo sito è che loro fanno la spedizione gratuita a partire solo da 59 euro. 59 euro se fate una spesa per la dispensa comprando le salse di soia, secondo me arriverete anche abbastanza velocemente. Per il link del sito e il link dei prodotti che vi suggerisco, potete cliccare qua sulla descrizione del video, aprirete una pagina e là ho lasciato tutti i link. C'è anche un mio codice personale, se inserite codice RUI10 avrete anche altri 10% di sconto su tutto. Ora non vedo l'ora di assaggiarli e vi dico subito quali sono i più buoni, ok? Questo mi ispira tantissimo! È troppo kawaii. Allora, la scritta è giapponese, quindi sicuramente è un snack giapponese. Questo in realtà lo conosco, cioè non ho assaggiato proprio questo, ma si tratta dei biscotti, quelli giapponesi con ripieno di solito di fagioli rossi. Questo qua invece è al gusto di fragola. Allora, ho scelto il giorno in cui mia figlia è andata a scuola, lei è andata alla materna, perché sono impazzirebbe anche lei. Appena l'ho aperto si sente già tantissimo il profumo della fragola. Andiamo ad assaggiare. Diamo un bacino a questo pesciolino. Guardate dentro. Riempito tutto con la crema di fragola. L'impasto che c'è fuori è uguale al... Si chiamano waffle queste cose? Uguale, solo che il gusto suo è di fragola. Dentro, con il ripieno, sembra quasi anche un po' la sensazione di gelato, ma non freddo, di fragola. Molto buono, non è neanche tanto dolce, perché se fosse troppo dolce non sarà proprio neanche il mio gusto. Io adoro le cose che non sono dolcissime. Le alghe sono uno dei miei snack preferiti. Sono anche molto leggeri da mangiare. 29 calorie per questo pacco, che pesa in realtà leggerissimo, perché le alghe non pesano nulla. Eccole qua le sfoglie di alghe, vedete, sono così, trasparenti. Ah sì, sono le stesse alghe che si usa per fare il sushi, solo che quando viene, diciamo, fatto come snack, vengono un po' saziati, dotati magari di sale, un po' di sesamo,
di solito si fa anche se è messo a friggere, quindi diventano più croccanti. Croccanti, questi sono leggermente salati, ma non tanto, diciamo, pesante. Ho adoperato anche di olio di oliva, buone. E anche tè verde. Beh, tè verde non lo sento niente. Però sì, si sente un po' di sale e profumo di olio di oliva. Uno tira l'altro. Ciao, pochi! Pochi ne esiste veramente di mille varietà. Questi sono al matcha e sakura. Sakura è il fior di ciliegio. In giapponese viene chiamata sakura, quindi questo è un prodotto giapponese. Ok, assaggiamo. Mia figlia va matta per il pochi. Wow! Vabbè, la confezione è bellissima, guardate. Sicuramente c'è qualcuno che mi dirà subito che c'è troppa consumo di plastica, sono d'accordissimo, ma questa è una cosa molto orientale. In Oriente tantissime cose sono confezionate a monoporzione per comodità, forse perché adesso tante persone vivono da soli, quindi aprendo un pacco è difficile riuscirlo a finire subito. Che colore carino, verde rosa. Allora, anche bastoncino dentro è rosa. Fuori è stato coperto da questo cioccolato. Sa da cioccolato bianco, in realtà. Forse c'ha un po' di retrogusto di matcha, ma molto molto lieve. Però tutto sommato comunque buono. Apriamo una bibite. Ne ho già assaggiate diverse, ho bisogno di una bibite. Ovviamente scelgo questo. Di che gusto è? Ah, ha il gusto di pomelo. Pomelo flavor. Sì, ragazzi. Ha un gusto molto familiare. Sembra lo Sprite. Di pomelo non me ne sento niente. Però dai, anche Sprite è buono. Sprite. It's okay. Nuvole di drago, oppure vengono chiamati crackers di gamberi. Questo è fatto da un marchio coreano, Nongsin. Nongsin è quel marchio che a mia conoscenza è quel marchio che fa the instant noodle. I loro instant noodle mi piacciono un sacco, ma non sapevo che fanno anche degli snack. Proviamo. Ecco, voilà. Ecco, sono praticamente delle patatine. Farina di tapioca, gamberetti e farina di grano. Quindi vengono chiamati crackers di gamberi perché contengono proprio una parte, una quantità piccola di gamberi. Sono così. Questi li conoscete, ecco. Effettivamente le spezie che usa su questi gamberi, su questi crackers, mi ricorda molto il loro instant noodle. Cioè si sente che sono dello stesso marchio, insomma. Buoni, niente da dire. I classici crackers di gamberi. Forse rispetto a quei cinesi, che io di solito prendo, quelli cinesi sono più saziati, sono più salati. Questi un po' leggermente di meno. Sono anche più spessi come dimensione. Sono più grossi. Assaggiamo un'altra bibite. Ta-da! Una bibite di anguria, non l'ho mai vista una cosa del genere. Oh, l'estate, non si può mancare di anguria. E spero che questa bibita mi può piacere. Come si apre? Ho schiacciato da questo tappo questa cosa e va messo qua su. Ouch! Oh! Ok, mi ha spaventato. È andato giù questa cosa qua azzurra, non so se lo vedete. Ok, mi si è anche un po' bagnata la tavola. È un po' complicato come aprirlo, ma ci siamo riusciti ad arrivare. Molto frizzante, sento tantissimo di anguria. Almeno è un gusto nuovo, ecco, è un po' più acido rispetto allo Sprite che abbiamo provato prima. Questo metodo di aprirlo è un po' complicato, per una persona tonta come me ci mette troppo. Potete provare, è una cosa strana, ecco. Questo sì che è carino, è un Kit Kat al gusto di matcha.
Ok, ah, meno male, sono di confezione piccoline. Questo è di un colore verde meraviglioso. Molto molto carino come colore e aspetto. Allora, il gusto è proprio di classico Kit Kat, quindi con tanto cioccolato bianco. E per questo l'ha reso davvero molto molto dolce. Per i miei gusti è troppo dolce. Però se a voi amate, diciamo, i dolci classici occidentali, allora potrebbe essere, diciamo, giusto la quantità di zucchero. Per me è un po' troppo. Il profumo di matcha comunque si sente un po', quindi questo almeno gli ha tolto un po'. Sai che quando mangi una cosa dolce dopo un po' diventa troppo pesante, no? Almeno questo gusto di tè verde lo rende leggermente più leggero. Qui invece abbiamo un snack coreano. Sono i tteokbokki, che sarebbe gnocchi coreani. Sto giro abbiamo la versione istantanea di tteokbokki, che lo puoi mangiare subito. Vediamo come si prepara. Oh, che salsa tutta rossa, credo che sia piccante. Aggiungere un po' di acqua. Ora è da portare solo al microonde per circa 2-3 minuti. I tteokbokki sono pronti, ma sono caldissimi. Ecco qua. Proviamo. Vedete quanto è caldo? È bollente. Incredibile, ma in pochi minuti si sono super ammorbiditi, quindi sono diventati praticamente uguali ai gnocchi che mangiamo di solito, ecco. Non sembra neanche un instant food. Anche la salsa sembra tanto rosso, però è un piccante dolce, quindi si sente in realtà poco il piccante, leggermente, a me non sembra piccante. E poi appare, diciamo, anche il gusto dolciastro, quindi è un piccante dolce praticamente, quindi molto accettabili. Sono anche molto veloci da fare, ottimo per sostituire un pasto veloce dove non avete voglia di cucinare. Allora, dopo tutto quello che ho provato, c'è qualcosa che vi ispira? Se vi ispira, andate subito a fare acquisto su 8 Market con il mio codice sconto RUI10 per avere ulteriore 10% di sconto. E dopo fatemi sapere se avete trovato qualcosa di buono o qualcosa che vi ispira. Sono curiosa di sapere anche la vostra lista di acquisto. Non dimenticate anche di iscrivervi al mio canale e ci vediamo ogni settimana. Alla prossima!